Nello studiare il funzionamento di una macchina centrifuga, partiamo da questa schematizzazione. Assumiamo, appunto, nessuna prerotazione del flusso in ingresso, quindi angolo alfa con 1, 90 gradi, girante radiale pura, centrifuga, il flusso entra nei condotti rotorici con una velocità assoluta C, diretta soltanto in senso radiale. Facciamo un'altra ipotesi, assumiamo numero di pali infinito per il momento. Perché numero di pali infinito? Perché noi studiando un po' degli effetti bidimensionali che abbiamo nei condotti, abbiamo visto che in realtà l'angolo cinematico con cui il flusso abbandona un condotto non coincide con quello geometrico, cioè quello che abbiamo chiamato deviazione, che in queste macchine è particolarmente importante. Se riteniamo il numero di pali infinito, quindi la dimensione dei condotti, infinitesima, il flusso sarà perfettamente guidato, quindi la direzione geometrica della pala ci individua quella che è la direzione di uscita del flusso. E la direzione della W all'uscita, la W2, per noi sarà fissata dal valore dell'angolo geometrico che la pala ha all'uscita del conduttore. In questo caso, quindi, il lavoro di palettatura L con P, che lo indichiamo LP infinito, relativo al caso di numero di pale Z uguale a infinito, lo calcoliamo con l'espressione di Eulero. Abbiamo alfa con 1 uguale 90 gradi, assumiamo il lavoro scambiato, cambiamo convenzione rispetto a quello che abbiamo fatto nello studio della termodinamica dello stadio, perché per una macchina operatrice ci conviene intendere il lavoro positivo se è ceduto dalla macchina al fluido. Quindi lavoro LP sarà U2 per C2U meno U1 per C1U, dove 2 è il bordo di uscita o bordo in pressione della girante e 1 è il bordo di ingresso o bordo di aspirazione della girante. Siccome alfa 1 è 90 gradi, questo termine è nullo. Quindi il lavoro di palettatura si ridurrà a U2 per C2U. Mettiamoci un pedice infinito a intendere che questa sarà la C2U relativa al caso di flusso perfettamente guidato dalla pala. Quindi la W2, la direzione della W2 è data dall'angolo geometrico beta 2, G, angolo costruttivo della pala. Faccio notare che in questa schematizzazione a F1 90 gradi il lavoro di palettatura dipende esclusivamente dal triangolo delle velocità al bordo di uscita. Attenzione, ok, qui stiamo in un caso particolare, 0 uguale infinito, però Eulero ci dice che questa C2 la dobbiamo andare a prendere a flusso miscelato, cioè deve essere il flusso medio a valle dell'uscita di condotti. Ok. Facciamo qualche piccola elaborazione, abbiamo tutto sulla slide. La C2U, la componente periferica, possiamo esprimerla come differenza tra la velocità di trascinamento U2 e la componente periferica della W, in riferimento a questo triangolo delle velocità. Quindi il lavoro di palettatura possiamo esprimerlo come U2 per U2 meno W2 coseno di beta 2G. Vedete, ci siamo ricondotti a quella che è la forma costruttiva della nostra macchina, introducendo l'angolo geometrico beta 2G. Dopodiché, sempre dal triangolo delle velocità, la W2, il modulo della W2, possiamo esprimerlo in funzione di quella che è l'altezza del triangolo delle velocità. Quindi, di nuovo, passando attraverso l'angolo costruttivo beta 2G. W2m, la componente meridiana delle velocità, ossia l'altezza del triangolo delle velocità, componente meridiana responsabile dell'attraversamento della macchina da parte del flusso, sarà W2 fratto coseno di beta 2G. Seno di beta 2G. In sostanza il lavoro di palettatura può essere espresso LP infinito
come U2 che moltiplica U2, scusate, metto in evidenza U2 alla seconda, U alla seconda per 1 meno C2M componente mediana della velocità o altezza del triangolo delle velocità al bordo di uscita fratto con 2 per la cotangente dell'angolo costruttivo della palla al bordo di uscita misurato, come facciamo sempre, salvo diverso avviso, rispetto alla direzione periferica. Ora, beta 2g è l'angolo costruttivo della pala. Vedete, se beta 2g è un angolo acuto, il lavoro di palettatura varia linearmente con la C2M, tenderà in realtà a diminuire all'aumentare della C2M, perché qui c'è un segno meno. Se beta 2g è acuto, la cotangente è positiva e quindi il lavoro decresce al crescere della C2M. Se beta 2g è 90 gradi, questo termine si annulla, il lavoro di palettatura dipenderà soltanto dalla velocità di trascinamento. Se viceversa beta 2g, l'angolo costruttivo della pala, è tale da formare un angolo ottuso, questo meno per meno diventa più, il lavoro di palettatura tende a crescere con la C2M in maniera lineare. Ma la C2M, velocità meridiana, si chiama così perché si lega a quella che è la portata volumetrica elaborata dalla macchina. Ad esempio, calcoliamocela al bordo di uscita. Siamo al bordo 2, quindi immediatamente a fare dei condotti rotoici, anche ripeto, qui stiamo in un caso particolare, z uguale infinito. Ce la calcoliamo, quindi, superficie di attraversamento, pi greco per il diametro della girante, di 2, per l'altezza della pala al bordo di uscita, B2, ci dà la superficie di attraversamento. La C2M è proprio la normale a questa superficie, quindi la portata volumetrica la spegniamo, la, appunto, assegnata alla geometria della macchina, della girante, immediatamente si lega alla C2M. Se sostituiamo, esplicitiamo il fatto che, appunto, la C2M e la Q punto hanno lo stesso identico significato, il discorso lo possiamo riportare sulla portata volumetrica. Se io voglio vedere come varia LP infinito in funzione della portata volumetrica Q punto, avrò una situazione di questo genere. Beta 2g minore di 90 gradi, beta 2g minore di 90 gradi, beta 2g maggiore di 90 gradi. Se Q punto è 0, tutto quanto questo termine si annulla. A portata nulla abbiamo che il lavoro di palettatura per la mia girante al numero di pali infinito vale proprio U2 alla seconda. Quindi in realtà, se ragioniamo in termini di caratteristiche, ossia di come varia il lavoro fornito a variare della portata volumetrica, la dipendenza è di tipo lineare. Il lavoro di palettatura fornito a variare della portata volumetrica è di tipo lineare, a portata nulla vale velocità di trascinamento al quadrato, tende a diminuire se questo angolo è minore di 90 gradi, resta costante in questo caso, aumenta in questo terzo caso. Tale di volte, vi ricordate?
Distinguiamo infatti le giranti centrifughe vengono distinte in pale rivolte all'indietro, pale radiali, pale rivolte in avanti. In questo caso parleremo di pale rivolte in avanti, in questo caso parleremo di pale rivolte all'indietro. Vediamo se... angolo costruttivo minore di 90 gradi abbiamo questo tipo di configurazione. Angolo costruttivo pari a 90 gradi, le classiche pale radiali, in realtà non utilizzate per le pompe, si usano di più per i compressori. Pale rivolte in avanti nel caso che beta 2 sia maggiore di 90 gradi, perché sono rivolte, rivolgono la loro concavità nel senso di rotazione della macchina. Al contrario del caso delle pale, appunto, che le chiamiamo rivolte all'indietro, dove è la complessità della pala che va, che segue la rotazione della macchina, orientata nel verso di rotazione. Perché varia il lavoro di palettatura? Beh, nel caso che io qui ho disegnato un numero più o meno di pale, però ricordiamoci che l'ipotesi che stiamo facendo è che la pala sia in grado di guidare perfettamente il flusso, quindi quest'angolo costruttivo della pala, la forma della pala al bordo d'ingresso mi determina la velocità relativa, o meglio la direzione della velocità relativa con cui viene abbandonata la macchina. Segniamo per il momento solo la direzione. Abbiamo una velocità di trascinamento o con due ortogonali al calcio. La portata volumetrica determina l'altezza del triangolo delle velocità. Consideriamo tre possibili, una serie di possibili altezze. Allora, se questa è la C2M, chiamiamola prima, con il pedice primo, questa dovrà essere la W2 primo, componendo la regola del parallelogramma, questa sarà la C1-2, tutta quanta questa sarà la componente periferica
considerare nella mia formula di Euler. Se la portata volumetrica cresce, la C2M sarà maggiore, supponiamo che sia questa, la W2 è bloccata nella sua direzione e quindi diventa questo il nuovo vettore W2, lo vado a comporre sempre con la stessa O con 2, questa diventa la nuova C2. Faccio crescere ancora, terza velocità meridiana, il valore della velocità meridiana associata a una portata volumetrica sempre maggiore. Se la portata volumetrica continua ad aumentare, questo diventa il vettore C2 che io compongo all'uscita della mia girata. Man mano che faccio aumentare la velocità, quindi la portata volumetrica, a parità di U con 2, avendo bloccato la direzione di uscita del flusso, non c'è niente da fare, il vettore C con 2 che vado a costruire, quindi la velocità assoluta con cui il fluido abbandona la girante, tende a ruotare, passando da quella che è una direzione prevalentemente tangenziale a quella che è una direzione sempre più radiale. Quando voi ne fate la proiezione sulla U, quindi la sua proiezione tende a diminuire. E questo vi spiega in termini di angolo delle velocità perché man mano che fate aumentare la portata, aumento di velocità meridiana, il lavoro di palettatura diminuisce, almeno in questo caso. Perché appunto la C2 ha una componente periferica sempre più inferiore, sempre ridotta, che si riduce sempre di più. Le cose cambiano all'inverso se considerate il caso di pale rivolte in avanti. In quel caso all'aumentare della portata, viceversa, la componente C2U tende a crescere man mano che fate aumentare la portata, ossia, ripeto, la componente meridiana, ossia l'altezza del triangolo della velocità. Ora, possiamo rielaborare quella relazione che avevamo ottenuto prima in varie forme, magari anche introducendo il caso di alfa 1 diverso da 90 gradi, con una serie di passaggi da fare. Insomma, un po' di geometria si fa abbastanza velocemente. Questo caso compare, oltre all'angolo beta 2g, compare anche l'angolo alfa con 1 diverso da 90 gradi che ci dice come il flusso sta entrando nel nostro conduttore, si affaccia all'ingresso del nostro conduttore. Come ricorderete al corso di macchine, quindi, il lavoro fondamentalmente dipende dal quadrato del diametro di conduttore, dal quadrato della velocità di rotazione, in realtà dipende da U2 al quadrato, così o la otteniamo tramite un diametro più grande o la otteniamo tramite una velocità di rotazione più alta, dipende da qual è il valore della U con 2. Come sempre accade, questa è la grandezza che in qualche modo ci dice a quale valore del lavoro di palettatura noi possiamo mirare. E poi, ok, dagli angoli geometrici e dalla portata di ora, il problema, come abbiamo visto, è che se passiamo da un numero di pale infinito a un numero finito di pale, la girante, il condotto, non è più in grado di guidare in maniera perfetta il fluido, che tenderà ad uscire dal condotto rotorico stesso con una direzione che non è più quella prevista dalla geometria della pala. In realtà, cancello un attimo, supponiamo che in base alla portata volumetrica, in base all'angolo beta 2g con cui è costruita la pala, questa è la direzione di uscita. Quindi questo dovrebbe essere la W2 infinito, la chiamiamo, la velocità con cui relativa con cui il fluido abbandona la pala nell'ipotesi che
sia capace di rimanere congruente alla pala stessa, quindi di seguire quella che è la linea media del condotto. Questa è sempre la U1-2, questa è la C2 che ne consegue, C2 infinito. Nella realtà, e l'abbiamo visto qualche lezione fa, la velocità media con cui il fluido abbandonerà questo condotto avrà una direzione diversa da quella prevista dalla sua linea media per tutta una serie di motivi che abbiamo già affrontato: effetti dovuti alle dimensioni finiti, effetti dovuti alla presenza di strati limite. Ne consegue la portata volumetrica, è sempre quella, quindi l'altezza che il triangolo delle velocità deve avere è sempre la stessa. La W2 è un po' deviata rispetto alla W1 di un angolo che abbiamo chiamato appunto deviazione. Se andiamo a costruire il triangolo delle velocità, quindi ci richiamiamo a C1, del parallelogramma, otteniamo una CV2 che è anch'essa deviata rispetto alla CV infinito. Soprattutto se io vado a confrontare la componente periferica associata alla C2 che avrei ottenuto con un numero infinito di pale, ossia con flusso capace di rimanere congruente alla pala, di seguire la linea media del condotto, con la componente periferica che ottengo, C2U, effettivamente a seguito della deviazione che la W2 presenta rispetto alla W2 infinita, o che la C2U effettiva è minore della C2U che avrei avuto per numero infinito di pale. Quindi vedete qui C2 infinito, la C2 che avrei all'uscita del condotto rotorico se il flusso fosse capace di seguire perfettamente la geometria del canale rotorico, ossia la geometria della pala, C2, la velocità effettiva con cui il flusso abbandona il mio canale rotorico, tenendo conto di quella che è la deviazione, della sua incapacità di seguire la pala. E purtroppo le cose sono tali per cui la componente periferica della C2U, cioè quella che mi dà il lavoro nell'espressione di Eulera, è sempre minore di quella che avrei avuto nel caso di un numero infinito di pale. Quindi in realtà la dimensione finita del condotto, il numero infinito di pale, mi fa diminuire la capacità della girante di trasmettere lavoro al fluido. Non si tratta di una perdita, si tratta proprio di una minore capacità di trasferire, di scambiare lavoro tra fluido e macchina, tra fluido e girante. Di cui però bisogna tener conto, perché altrimenti corriamo il rischio di fare giranti sottodimensionati. Noi guardiamo l'angolo beta 2G, ci costruiamo i nostri bei triangoli delle velocità come abbiamo imparato al corso di macchine, pensiamo che questi possono scambiare un certo lavoro di palettatura, perché ci stiamo facendo i conti sulla C2 infinito, ma in realtà la C2 effettiva è ruotata, la sua componente periferica è minore di quella che avremmo, considerando appunto la C2 infinito, il lavoro scambiato è minore. La girante non sarebbe in grado di fornire l'energia meccanica al fluido che invece è richiesta. Quindi la cosa interessante, e quindi è stata ampiamente trattata per queste tipologie di macchine, in particolare in letteratura si introduce quello che viene chiamato slip factor, si indica col sigma,
rapporto proprio tra la componente periferica della C2, caso di numero di pale finito, rapporto periferica della C2 nel caso di numero infinito di pale. Che se noi guardiamo la geometria della girante e abbiamo una girante di tale geometria, questa C2 infinito è quella facile da calcolare, ricavarsi, data una certa altezza di triangolo delle velocità. Esistono svariate correlazioni, io ve ne ho riportate due, ad esempio Stotolà e Stanitz, ne vedremo altre quando riprenderemo questo discorso per i compressori centrifughi, perché la fenomenologia è identica, anche i compressori centrifughi soffrono dello stesso identico problema. In realtà, poi ancora oggi si può fare riferimento tranquillamente ai risultati ottenuti dal Buesmann, pensate, 1920 circa, 1930 o giù di lì, che ha correlato proprio il difetto di componente periferica della C2, potremmo chiamarla così, cioè questa differenza di quanto diminuisce la componente periferica della C2 adimensionalizzata sulla U2, le ha correlati con il numero di pale al variare dell'angolo beta 2 geometrico. Questo beta 2 infinito in realtà è l'angolo cinematico del flusso quando è capace di seguire esattamente la geometria della pala, quindi è beta 2 geometrico. Vedete che ovviamente se z tende a un valore molto alto, in teoria all'infinito, delta c U2 va a 0, non c'è più nessuno scorrimento. E questo tende anche a crescere, a decrescere, al diminuire dell'angolo beta 2. Difficilmente ci si arriva come numero di pale per le pompe centrifughe, numero classico va da 6 a 10, 12 pale, insomma, quello stiamo per vedere. Anzi, anche piuttosto. Un'altra persona che ha affrontato il problema dello scorrimento è il professor Schneiderer, che ha correlato sempre il lavoro di palettatura all'LP infinito ad L con P tramite, lui ha introdotto questo fattore P, quindi LP infinito su LP pari ad un momento P, dove P ovviamente è positivo, perché io vi ho detto che il lavoro di palettatura effettivo è minore di quello che avremmo nel caso di numero infinito di pale. È facilmente, se consideriamo che LP infinito lo ottenete come U2 per C2 infinito U fratto U2 per C2U, che è l'LP effettivo, passate facilmente dalla definizione del fattore P di Schneiderer al fattore sigma, al fattore di scorrimento, banalmente sigma uguale 1 su 1 più P. La cosa interessante per noi è che Schneiderer, attraverso tutto uno studio sulle pompe, fatto nello scorso secolo, ha correlato questo fattore P al momento statico della linea media del condotto, al raggio di uscita della girante e al numero di pale Z, tramite un coefficiente empirico psi', che per lui dipende esclusivamente dal tipo di diffusore che è presente a valle della girante, palettato, non palettato. Riportavo questi studi non solo per le giranti centrifughe, ma anche per quelli semiassiali, addirittura poi estese, è quello il caso dei giranti assiali. Quindi dal tipo di diffusore presente a valle della girante e all'angolo, ancora una volta, costruttivo della pala. Cosa interessante è che, se accettiamo i risultati di Schneiderer, quindi se noi definiamo la geometria della girante che stiamo studiando, definito l'integrale del momento, definito il momento statico della linea media del condotto, definito il raggio R2, è definito ovviamente il numero di pale, è definito l'angolo costruttivo della pala, definiamo anche ciò che ci avvale, che tipo di diffusore monta la nostra macchina, P dipende esclusivamente dal
dalla geometria della macchina, non dipende dalla condizione operativa della macchina. Ok? Quindi se io fisso la geometria, T è una costante, e quindi il rapporto tra LT, lavoro di palettatura che ottengo da una pompa a Z tale, lo posso sempre vedere come LP infinito fratto una costante, dove questo denominatore sono un numero un poco più grande di 1. Non mi dipende dalla condizione operativa della macchina, quindi se la macchina ha portata 0, questo sarà il lavoro di palettatura che essa sarà capace di scambiare. Se la macchina ha pale radiali normalmente rimarrà costante perché è quel lavoro. Se la macchina ha pale rivolte all'indietro, siccome LP infinito decresce in maniera lineare con la portata volumetrica, io normalmente questa funzione la sto dividendo per una costante, avrà ancora un andamento lineare se invece è rivolta all'indietro, andamento lineare crescente fratto una costante avrà un andamento lineare. Quindi secondo l'approccio di Fleiderer, il lavoro di palettatura scambiato tra la mia girante e il fluido continua ad avere un andamento lineare al variare della portata volumetrica. Il massimo lo ottengo a portata nulla e da questo valore, 4 fratto 1 più t. Vi faccio notare che se questo è un numero, 1,25, lì dove si annulla LP infinito si annulla anche LP, quindi in realtà non sono parallele queste rette secondo l'approccio del Flander. Ma si intersecano, scusate il disegno che è un po' spinetico, si intersecano proprio sull'asse delle ascisse, perché lì dove si annulla la L infinito deve annullarsi anche la L. Questo secondo l'approccio del Fleiderer. Stodola, che pure ha studiato lo stesso problema, è arrivato a risultati un po' differenti, per lui le caratteristiche invece restano fondamentalmente parallele. Quindi appunto passiamo da questa situazione a questa situazione. Qui stiamo ancora ragionando però in termini di lavoro di palettatura, quindi lavoro scambiato tra fluido e geometria. Ok, e direi che qui ci possiamo fermare per oggi. Noi come chi prenderà la nostra pompa che andiamo a progettare in realtà non gliene importerà niente del lavoro di palettatura. A lui interessa quanta energia meccanica il fluido riesce a reperire, quindi domani, e poi alla fine quanta prevalenza questo fluido sarà. Domani passeremo appunto da LP, passeremo ad Y. Quindi effettivamente ho dato tot metri quadri al secondo quadro di lavoro a ogni chilogrammo di fluido che attraversa la girante, quanto effettivamente essa è capace di recepirne e come varia al variare della portata.